Si è tenuta oggi la seduta del Comitato Scientifico di Inertia 2019, il Comitato Scientifico di altissimo profilo, partecipato da organizzazioni private, da enti pubblici e da enti di ricerca. Quest'anno la manifestazione si concentrerà su alcune tematiche particolarmente cogenti, i CAM. Strade, infrastrutture, ricam edilizia, certificazioni ambientali, il tema dell'end waste con le novità normative, il tema dell'economia circolare con un occhio all'internazionalizzazione e alle best practice del settore e un focus sulle nuove linee guida sulle terre e rocce da scavo che proprio in questi giorni sono in approvazione da parte dell'ISPRA. Argomenti di sicuro interesse sia per le imprese che per il mondo delle istituzioni. Dunque, quello che mi aspetto dal prossimo Remtec, dai prossimi Remtec, è di riuscire a mettere in contatto non solo l'ISPRA, che è l'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale, con il mondo operativo, con il mondo dell'industria, ma anche tutto il Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale. Da qualche anno è nato questo sistema di cui ISPRA è il coordinatore, diciamo, ma che è composto da tutte le agenzie per la protezione ambientale che hanno compiti sul territorio. Quindi questo evento di Remtec può consentire a noi che siamo operatori pubblici, quindi del sistema pubblico, dei controlli, ma anche della ricerca, di entrare sempre più in contatto con il sistema dei privati, di fare sinergia, di portare un valore Da un aggiunto. tavolo tecnico così nutrito di diverse competenze, ITAFER, come società di ingegneria, si aspetta di dare e fornire il proprio contributo su tantissimi temi ambientali, a partire sin dalle prime fasi progettuali fino ad arrivare alla completa realizzazione dell'opera. In particolare per ITAFER sarebbe auspicabile promuovere in modo ancora più incisivo la gestione e l'utilizzo degli ingenti volumi di terre e rocce da scavo che provengono dalla realizzazione delle grandi infrastrutture ferroviarie e in modo da valorizzarle per la riqualificazione dell'ambiente e del territorio. Ritengo questa iniziativa del Comitato Scientifico di Inertia un'iniziativa molto importante, molto interessante e anche un modo per dare valore aggiunto a una manifestazione che comunque ha diciamo, l'obiettivo di far conoscere temi critici nel settore della sostenibilità e dell'economia circolare. ATECAP partecipa ormai da 3 anni a questo tavolo e rappresentanza sia dell'associazione stessa che della Federbedon, che è la federazione a cui appartiene, e proprio perché il settore insomma, crede molto nell'economia circolare come modello di sviluppo ormai possibile, per cui è un modo per far conoscere sia le buone prassi che vengono fatte già dalle aziende italiane, sia per far emergere le criticità e le barriere che invece purtroppo impediscono l'attuarsi di queste buone La prassi. suggestione che abbiamo fatto in questo caso a Remtec per il prossimo evento è di tenere in conto appunto degli aspetti della complessità come questa manifestazione è in grado di fare. Nello specifico abbiamo provato a suggerire anche sui temi di sostenibilità, di economia circolare, di decarbonizzazione propri di Remtec e soprattutto del tema del materiale da economia circolare, una qualche possibilità di collegare anche con la seconda parte dell'evento che viene realizzata in contemporanea, che è il Salone Internazionale del Restauro. Perché? Perché riteniamo che se lo analizziamo dal punto di vista dell'edilizia e dell'edilizia sostenibile, allora il forte mercato che si genera per i materiali di economia circolare e per tutte le altre tematiche di Remtec possa avere anche delle declinazioni specialistiche nel mondo degli asset immobiliari che hanno valenza storico-testimoniale. Importante una attenzione sia al mondo della pubblica amministrazione riguardo ai temi dell'economia circolare e dell'edilizia sostenibile, e in questo caso abbiamo un driver forte che sono i criteri ambientali minimi per l'edilizia, ma anche al mondo privato che opera secondo protocolli energetico-ambientali rating system e quindi ugualmente
vede un mercato dirigersi in una zona che è quella dell'edilizia sostenibile, che a sua volta richiama appunto materiali e prodotti da economia circolare. Allora, Enea partecipa già da diverso tempo al tavolo coordinamento tecnico scientifico di Inerzia, e portando il proprio contributo. In particolare noi siamo molto attivi e interessati al tema dell'economia circolare e siamo parte della piattaforma europea degli stakeholder per l'economia circolare e abbiamo promosso il corrispondente tavolo a livello italiano, per cui abbiamo invitato tutti gli aderenti al Comitato Tecnico Scientifico di Inerzia a farne parte. Sulla tematica in particolare noi riteniamo che sia molto importante portare esperienze internazionali, quindi di buone pratiche, di come gli altri paesi risolvono le problematiche che noi abbiamo in Italia e quali sono i margini di miglioramento che possiamo individuare anche all'esterno. E l'altro tema molto importante che noi pensiamo possa entrare nella tematica di quest'anno è il tema dell'approvvigionamento, cioè di portare le esperienze relativamente alla produzione di materie prime da primario e le potenzialità di produzione di materie prime da secondario, per cominciare a fare un discorso organico di sistema.